Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Signore ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci invita alla conversione, ci invita ad accogliere la Sua parola che può cambiare la nostra vita, liberandola dai lacci delle miserie, delle imperfezioni e dei peccati. Chiediamo il dono della Sua misericordia, perché ora riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ridesta la tua potenza, Signore, con grande forza soccorri i tuoi fedeli. La tua grazia vinca le resistenze del peccato e affretti il momento della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni, egli ha posto a salvezza. Aprite le porte, entri una nazione giusta che si mantiene fedele. La sua volontà è salda. Tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna, perché Egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Parola di Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Vi entrerò per ringraziare il Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Questa sera l'immagine che la parola di Dio ci presenta è l'immagine della roccia, la roccia sicura, forte, che garantisce consistenza a tutto l'edificio. In questi giorni, in queste settimane abbiamo assistito
alle tante tragedie, alluvioni che spazzano via tutto, terremoti che distruggono, abbattono le case costruite dagli uomini. C'è una casa che costruisce il Signore e questa casa è l'universo, questa casa siamo noi, questa casa è la Chiesa Santa, costruita su una roccia salda e sicura. E noi ci sentiamo garantiti, noi abitanti di questo edificio, ci sentiamo garantiti perché non siamo stati noi a costruirlo, ma è stato Dio stesso che ha costruito una casa per noi. Ricordiamo un episodio nel Libro dei Re, in cui si parla del profeta Davide che vuole costruire una casa al Signore. E il Signore gli appare in sogno e gli dice: non sei tu che costruirai una casa a me, sono io che costruirò questa casa. E questa casa è il luogo che dà a tutti noi garanzie di serenità, di sicurezza, di autenticità del cammino che gli abitanti di questa casa portano avanti. E la garanzia da che cosa è data? Da quella condizione che Gesù ci ha ricordato nel Vangelo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. È facile professare a parole la nostra fedeltà, e lo facciamo tante volte, forse anche quasi come una forma di abitudine, ma senza la consapevolezza piena che il fare la volontà di Dio significa impegnarsi in un itinerario che non abbiamo scelto noi, in un itinerario di vita che il Signore propone a quanti chiama, a tutti coloro che alla chiamata danno una risposta. Ma la risposta significa inserirsi in questo tracciato sicuro che ci viene dato dalla fedeltà alla parola del Signore. E Gesù ci ricorda che solo compiendo la volontà del Padre che è nei cieli, noi siamo in una casa sicura e solida. Cosa significa compiere la volontà del Padre? Significa far nostro il progetto di Dio. Lo ripetiamo continuamente in quella preghiera che Gesù ci ha insegnato: sia fatta la tua volontà in cielo e in terra. Cosa significa fare la volontà di Dio? Mettere da parte i nostri progetti e accogliere il progetto di Dio e renderci disponibili perché questo progetto vada avanti, innanzitutto nella vita di ciascuno di noi e attraverso la nostra fedeltà, la nostra testimonianza, questo progetto va avanti, perché la testimonianza, l'esempio trascina, le parole passano, ma gli esempi restano e ci aiutano ad avere dei riferimenti certi, sicuri, su cui modellare la nostra vita. Ecco perché Gesù parla di questi due uomini, dell'uomo saggio e dell'uomo stolto. L'uomo saggio costruisce la casa sulla solida roccia, e la roccia è lui, è il Cristo, è lui la pietra d'angolo, è lui che garantisce stabilità a questo immenso edificio che è la Chiesa. Essere in questa casa, fondati su questa roccia, significa che solo la parola di Cristo è garanzia di solidità. E nella misura in cui questa parola orienta, determina le nostre scelte, noi abbiamo la certezza di un fondamento sicuro, di una casa solida. Non c'è nulla che potrà contrastare la solidità di questa scelta, di questo edificio fondato sulla fedeltà al Signore Gesù. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti, non cadde perché era fondata sulla roccia.
Non c'è un'altra roccia su cui fondare la nostra vita. La roccia è Lui, il Cristo, il solido fondamento. Se rimaniamo legati e attaccati a Lui, abbiamo la garanzia che niente e nessuno potrà distoglierci da quella scelta di fondo che fin dall'inizio della nostra vita, dal battesimo, orienta il nostro cammino alla sequela di Cristo. Ma c'è anche lo stolto che costruisce la sua casa sulla non fedeltà al Signore. C'è anche lo stolto che pensa che la fedeltà siano soltanto parole, non un qualcosa che determina in modo radicale la scelta di tutto ciò che facciamo, illuminati e orientati soltanto alla parola del Signore da mettere in pratica. Chi non ascolta la parola del Signore è simile all'uomo stolto, costruisce la casa su alcun fondamento, ma sulla sabbia. Non c'è nessuna garanzia che possa rimanere in piedi. Al primo soffio di vento, alla prima tentazione, questa casa cadrà. Il fondamento non è solido perché non è Cristo. E allora questa sera il Signore ci invita attraverso questa sua immagine, queste due immagini, a ricordarci che la nostra garanzia, sicurezza, solidità, stabilità è la fedeltà a Lui, è la fedeltà alla Sua parola, è l'impegno a continuare sempre il compimento della volontà di Dio in tutto ciò che facciamo. Ma non possiamo contare sulle nostre forze. Tutto questo non è frutto di un nostro orgoglio, di una nostra sicurezza, di una nostra capacità di sentirci illesi e liberi da qualsiasi ostacolo che possa farci sbagliare. Ci fondiamo soltanto su di Lui. È il Cristo il garante della nostra fedeltà. È Cristo la solidità del nostro impegno. È Cristo colui che rende il cammino di tutti noi, che siamo la sua Chiesa, il suo santo popolo, capace di proseguire il suo cammino. Difficoltà, tempeste, venti ci saranno, ma saremo sicuri, non ci abbatteranno, perché ogni giorno rinnoveremo il nostro impegno, compiere la volontà di Dio, adempiere la parola che il Signore ci proclama ogni giorno, restare fedeli a questo incontro che apre il nostro cuore e dà chiarezza al nostro agire. Se ci lasciamo guidare dalla parola del Signore, non sbaglieremo l'itinerario. Se ci lasciamo orientare da questa parola e chiederemo al Signore la forza per rimanere fedeli, la nostra casa sarà sicura, solida, fondata su una roccia che non siamo noi ad averla scelta, e la roccia è Cristo Gesù. I santi, la Vergine Maria, perché è grande? Perché è la più eletta tra le creature, perché ha fondato la sua casa, la sua volontà sulla volontà del Signore. Sono la serva del Signore, sono fedele a questa parola, fa di me quello che ti piace. E i santi giorno per giorno hanno realizzato nella quotidiana scelta di riorientarsi sempre al Signore Gesù la loro santità, la loro perfezione, fondati sulla roccia che è Cristo, sorretti dalla forza della sua grazia, impegnati ogni giorno a non tradire la fedeltà e il sì che fin dal battesimo abbiamo scelto come nostra, dicono i santi, opzione fondamentale. La scelta è Lui, da Lui non ci allontaniamo, su di Lui poggiamo e siamo certi di non cadere, di non scendere nel nulla, nella casa distrutta, nella casa pietra su pietra. C'è Lui che è il garante. Glielo chiediamo anche questa sera, invocando l'intercessione della Santa Madre di Dio.
Il salmista ci ha invitato a celebrare la misericordia di Dio. È quello che intendiamo fare in questo momento, appellandoci alla bontà del Padre Celeste. Carità, Signore. Regale manto della carità, Signore. Solide mura di cinta danno sicurezza a una città e una casa con buone fondamenta, rende sereni quanti la abitano. Perché il Signore sia avvertito da tutti gli uomini come roccia di salvezza, preghiamo. Rivestici del regale manto della carità, Signore. In attesa di essere ammessi nella Gerusalemme celeste, la dimora nella quale ora incontriamo Dio è la Chiesa, perché essa risplenda nel mondo come degna sposa di Cristo, che tutti chiama e attende a santità. Preghiamo. Rivestici del regale manto della carità, Signore. Impedire il sopraggiungere e a volte l'imperversare di difficoltà e tentazioni è impossibile, perché le sappiamo affrontare radicati in Cristo, nostra solidità e forza. Preghiamo. Rivestici del regale manto della carità, Signore. Perché a propositi e promesse verbali faccia sempre seguito una efficace e perseverante volontà di bene, al fine di rendere la nostra vita un degno e meritorio omaggio a Dio. Preghiamo. Rivestici del regale manto della carità, Signore. Isaia ha parlato di una città forte, sicura e pacifica, perché Margherita, Nicola, Michelina e tutti i nostri defunti possano fare il loro ingresso nella Gerusalemme celeste, dimora di gloria e di gaudio. Preghiamo. Rivestici del regale manto della carità. Il regno che tu sei venuto a fondare, Signore Gesù, è destinato a durare nei secoli. Fa che anche la nostra vita, al di là di ogni debolezza e provvisorietà, sia per tua grazia solida come roccia, testimonianza autentica della tua presenza nel mondo ed espressione coerente del tuo Vangelo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ti prego con viva fede a città.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Vescovo Domenico che presiede questa Eucaristia e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, i Martiri, Santa Chiara, San Francesco, San Pio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Ora con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figlie del Dio della pace e dell'amore, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Amen. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Come tutti i genitori, Cristina, Salvo, Marianna e Giuseppe sognano il migliore futuro per i loro figli. Ma i loro bambini sono nati con malattie rare molto gravi che impediscono loro di giocare, crescere e vivere come tutti gli altri. Andrea giocava, adesso non può più farlo e dobbiamo essere sempre noi comunque a stimolarlo. Negli abbracci e negli sguardi dei loro bambini trovano il coraggio per sfidare le malattie. Ogni giorno provano a regalare loro un nuovo sorriso, ma per non arrendersi hanno bisogno di te. Chiama l'891-2400. Dona subito 10 euro al mese per aiutare la Fondazione Telethon a finanziare la ricerca su queste malattie terribili, rare e dimenticate. Tu puoi aiutare tante famiglie e tanti genitori adesso. Chiama l'891-2400 e con soli 10 euro al mese sostieni la ricerca che sta salvando la vita a molti bambini. Spero che quando lo prendo in braccio mi si senta protetto. L'unica fortuna è che Andrea è piccolo, quindi la ricerca è grande. Questa è la speranza. Fai nascere la speranza. Adotta il futuro. Vorrei che lui potesse sentire quello che gli dico. Vorrei poter sentire io la sua voce. Chiama l'891 21 20.